Il moto circolare uniforme, benché abbia nel questo termine che abbiamo già commentato, no, uniforme ad indicare il modulo della velocità costante, ma in realtà quella velocità tangenziale, vi ricordate, lungo la circonferenza, varia istante per istante. Variando la direzione istante per istante e quindi di conseguenza il verso, tra due istanti successivi, vedete, c'è una certa variazione di velocità. Ma se vi ricordate, per noi la variazione di velocità, quindi la delta V, indica che cosa? La presenza di una accelerazione. In realtà, nel moto circolare uniforme abbiamo due tipi di accelerazione. Una è l'accelerazione centripeta, che indichiamo con AC, e l'altra, vedete, sempre tangenziale, che indichiamo con atti. Quella che maggiormente ci interessa è proprio questa accelerazione centripeta. Iniziamo col dire perché si chiama centripeta. Perché vedete, il verso di questa accelerazione è sempre verso il centro, anche se in realtà non la retta, diciamo, che contiene questo vettore non passa esattamente per il centro, ma con buona approssimazione potremmo sicuramente dire. Quindi vedete, sono sempre dei vettori di tipo radiale, quindi vanno dei raggi e non verso l'esterno ma verso l'interno. Quindi questo è il motivo per cui prende il nome di centripeta, quindi verso il centro. È possibile dimostrare con alcuni passaggi qual è il legame, diciamo, tra l'accelerazione centripeta è la velocità angolare e la velocità tangenziale. Il legame con la velocità angolare è dato quindi da AC, l'accelerazione centripeta, uguale velocità angolare omega quadro per R. Mentre sempre l'accelerazione centripeta, legata invece adesso alla velocità tangenziale, è data dalla velocità tangenziale al quadrato fratto R. Questo, se volessimo, potremmo scrivere chiaramente la formula in questi termini, quindi V quadro fratto R, e quindi un'ulteriore formula, diciamo, in cui possiamo vedere, infatti, se vedete omega quadro uguale, se portiamo la R di qua, V quadro fratto R quadro. Beh, è esattamente, vedete, prima avevamo scritto questa formula come omega uguale V fratto R, adesso l'abbiamo semplicemente espressa secondo i quadrati. Quindi questa è in qualche maniera la prova che queste due relazioni sono entrambe corrette.